mentre i due condottieri preparano i nuovi e migliori destini della giovane Europa, soldati italiani e tedeschi rinnovano la più schietta fraternità d'armi. Il problema di scottante attualità è quello razziale, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. L'ebraismo mondiale è stato un nemico irreconciliabile del fascismo. Il maggiore Herbert Kappler, comandante della polizia tedesca, convoca nel suo ufficio il dottor Foà e il dottor Almansi, presidenti rispettivamente delle comunità israelitiche di Roma e delle comunità israelitiche italiane. Il maggiore Kappler intima ai rappresentanti della comunità israelitica italiana di versare nel giro di 36 ore 50 kg di oro, minacciandoli, in caso contrario, di deportare in Germania gli ebrei del ghetto di Roma. I rappresentanti della comunità ebraica accettano l'imposizione e consegnano l'oro al comando delle SS di via Tasso. Due giorni dopo, i tedeschi perquisiscono gli uffici della comunità israelitica e si impadroniscono dei registri e dei ruoli dei contribuenti che comprendono nomi e indirizzi dei membri della comunità. Sabato 16 ottobre, i tedeschi circondano le strade tra via Arenula e il Teatro Marcello, bloccando via del Portico d'Ottavia. Il ghetto di Roma, uno dei più antichi d'Europa, viene rastrellato
In poco più di 4 ore, 1022 ebrei romani sono fatti prigionieri. 2 giorni dopo, un lungo convoglio di vagoni, dalla stazione Tiburtina, trasporta gli ebrei romani nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Sai che anche qui a Roma sono stati prelevati gli ebrei dalle loro case, portati sui carri piombati, sui treni? No, non sapevo questo. Sì. Ah, non lo sapevi? Non lo sapevo. In Italia circa 8.000 ebrei sono stati portati via e qui a Roma più di 1.000 sono stati caricati sui carri, nei carri piombati e portati nei campi di concentramento. Tu sai delle camere a gas? Sì, ho sentito che mettevano i corpi degli ebrei in queste case e poi, certo, è andata come è andata. Non è solo il problema che il fascismo ha perso la guerra. C'è il problema che in quegli anni i fascisti assieme ai nazisti deportavano gli ebrei, li caricavano sui treni e li avviavano ai campi di sterminio. Tu, di fronte a questa realtà storica, come solo che noi non riconosciamo la storia, quella tra virgolette ufficiale, siamo revisionisti, diciamo così, questo posso, penso di poterlo dire a nome di tutto il gruppo, revisionisti in quanto la storia è stata scritta dai vincitori e un buon 70% di quella che è la storia ufficiale, secondo noi, è una grandissima accozzaglia di cazzate. Luca Romagnoli, che è europarlamentare, segretario di Fiamma Tricolore, una formazione di estrema destra, Romagnoli correrà alle elezioni il 9 aprile, tra poco sentirete cosa pensa. Camere a gas sono esistite? È possibile o sì? È possibile, io francamente non ho nessun mezzo per poter affermare o per negare. Sì, io condivido la ricerca sul revisionismo storico. Penso che determinati fatti vengono dati assodati e incontrovertibili, invece siano soggetti a necessaria revisione e valutazione.